Occasione questa perché capita proprio nella festività di San Guglielmo Abate. Vi ricordo che 50 anni fa la funicolare fu aperta il 23 giugno dall'allora Abate Marcone. Speriamo che questo sia l'inizio per rilanciare la nostra bella Irpinia, il Partenio e tutto. Poi San Guglielmo è il patrono dell'Irpinia, quindi ci affidiamo alla sua intercessione e che continui a vegliare su questa bella terra. Ora toccherà farla funzionare però la funicolare. Beh, questo lo lasciamo ai tecnici, ai gestori, ma io sono ottimista e quindi penso che ci sono tutti i presupposti per poter iniziare a decollare. Con la riapertura della strada, della provinciale, finisce l'isolamento di Mamma Schiavona. Due buone notizie oggi. Non solo della Madonna, ma anche dei monaci. 40 giorni i monaci sono stati isolati, possiamo dire. E quindi, però, dobbiamo ringraziare le autorità e le istituzioni che ci sono state molto vicine in questo periodo. Purtroppo noi è stata un po' la burocrazia che ha bloccato un intervento che potevamo risolvere in breve tempo. Noi come provincia abbiamo dato un contributo importante perché abbiamo sul bilancio 2015 stanziato 300.000 euro che consentiranno migliorare i conti dello start-up, perché insomma prima che la funicolare arrivi in pareggio ci vorrà un po' di tempo, molta promozione, bisognerà convincere tanti che è più comodo salire con la funicolare che con le auto o con gli autobus fin qui sopra, e quindi io spero che sia anche un'occasione per rilanciare un posto straordinariamente bello dal punto di vista paesaggistico e anche, voglio dire, rilanciare un pezzo del turismo religioso. Non so se riusciremo anche nel 2016 a stanziare le stesse risorse, perché i bilanci delle province sono sottoposti ad un ulteriore taglio. Se l'anno scorso sono stati 12 milioni, quest'anno se ne annunciano 24 milioni di euro sulle spese correnti e sulle spese di investimento, e quindi devo dire la verità, il mio ottimismo è leggermente in calo. Evitare che poi fra qualche mese insomma, si ripeta quello che è accaduto negli scorsi anni, qual è la strategia che metterà in campo l'AIR? Non può accadere, perché adesso abbiamo fatto una ristrutturazione profonda dell'impianto, carrozza nuova, linea aerea nuova, la linea di corsa nuova, anzi sì, per questo volevo ringraziare l'ingegnere Rotondi, il direttore dei lavori, che è stato fino a tarda notte per portare avanti questi lavori, per cui il tempo c'è. Peraltro pare che sta per uscire un decreto che proroga le vite tecniche per altri anni, quindi tranne la manutenzione normale, tipica, non dovremmo avere più problemi, se non il fatto di cercare di coprire i costi di gestione.